A urne chiuse e spoglio effettuato, che ha decretato la netta vittoria a Imola del centro-sinistra guidato da Marco Panieri, la fotografia della composizione del nuovo consiglio comunale della città vede per la maggioranza una pattuglia di 15 consiglieri. Di questi il PD ne ottiene la stragrande maggioranza con ben 12 persone. A queste si devono aggiungere due esponenti della lista Panieri e uno espressione della lista Imola Coraggiosa. Sul versante delle opposizioni, queste, oltre all'ex candidata del centro-sinistra di 2 anni fa, Carmen Cappello, e all'ex assessore 5 Stelle Ezio Roi, vedrà la presenza di 5 esponenti espressione della Lega, tra cui il candidato Daniele Marchetti e 2 di quelli di Fratelli d'Italia. La composizione del futuro Consiglio Comunale è frutto dei quasi 69.000 imolesi che si sono recati alle urne, di cui circa 20.550, pari al 57,4%, hanno deciso di votare la coalizione di centrosinistra, a discapito dei quasi 9.570, pari al 26,7%, ottenuti invece da quello del centrodestra. La Cappello entra grazie alle quasi 2.700 preferenze, così come Ezio Roi, che fermatosi al 6,3% con poco meno di 2.300 voti, strappa l'ultimo posto disponibile all'ex collega Longhi.